Da qui a pochi minuti avrà luogo il banco alimentare. Siamo in compagnia della delegazione del Real Circolo Francesco II di Borbone, rappresentato dai principali delegati, il presidente, dottor Paolo Rivelli. Dottore, buongiorno a lei. Vuole presentare gli ospiti? Sì, il delegato responsabile della campagna, dottor Alfredo Bonincontri, e il segretario della delegazione cittadina. Perfetto, noi siamo all'esterno, prima di entrare, siamo all'esterno di questo meraviglioso complesso monumentale che è la chiesa di Santa Chiara. Fra poco avrà luogo? Avrà luogo la consegna del banco alimentare che quest'anno sarà diciamo in distribuzione presso le famiglie bisognose, perché il banco alimentare è chiuso su impulso del nostro presidente onorario, il capo della Real Casa delle Due Sicilie, il Duca di Calabria, Don Pedro di Borbone. Perfetto, a fra poco. Giornata importantissima quella di stamattina, si avvicina, si approssima il Natale, siamo in compagnia di Frate Carlo, siamo all'interno del magnifico chiostro di Santa Chiara. Buongiorno Frate Carlo, una giornata importante quella di oggi. Sì, noi perché ci troviamo dal punto di vista liturgico nella novena in preparazione a Santo Natale, e poi è oggi il compleanno del Santo Padre. E l'altro, diciamo, giornata così. 4 anni. Sì. Ti dico la verità, non lo ricordo l'età. L'altra cosa importante è la visita sempre dei nostri amici del Circolo Francesco II, Real Circolo Francesco II, che ogni anno solitamente portano di beneficenza per le famiglie povere. Un momento di vicinanza importante, la Casa Reale ha ancora questo legame, questo grosso cordone ombelicale che la lega alla città di Napoli. Sì. Sì, ed è davvero, insomma, prezioso, proprio in questo tempo così particolare, angoscioso e sofferto per tutto il mondo, ma anche per ciascuno di noi, poter vivere questo Natale, diciamo, in modo strano, in modo diverso. Diciamo che più spiritualità porta anche a più ospitalità, e l'ospitalità comporta, insomma, l'accoglienza e il pensiero concreto per coloro che sono, diciamo, più bisognosi. Siamo in compagnia del dottor Rivelli, presidente del Real Circolo Borbonico Due Sicilie, posso dirlo, quindi Francesco II, dottor Rivelli, stamattina un momento importante di vicinanza della Casa Reale Due Sicilie con il popolo napoletano. Sì, sicuramente, questo momento è molto particolare. I dati della Caritas ci dicono che ci sono 3 milioni di italiani a rischio povertà, un incremento soprattutto al sud del 153% di persone che si rivolgono alle mense della Caritas. Quindi un momento importante, quello, un gesto che cerchiamo di fare ogni anno, proprio in concomitanza del Natale, aiutare le persone che soffrono nello spirito di Francesco II, da cui abbiamo preso il nome, e di Maria Cristina, che argomenti, diciamo, anche di attualità in questo momento, in cui ci sono notizie dell'apertura di una causa di beatificazione.